oggi qui a Galatano, e poi si concluderà a Nardò, come è giusto che sia, con la manifestazione conclusiva. Al di là di questa premessa, io dico questo: io l'anno scorso ho partecipato e ho visto, ho sentito l'importanza del problema, cioè il binomio scuola, educazione per le nuove generazioni, cinema. Ho ritenuto che questo binomio era un binomio interessante, che andava incentivato, sulla quale si poteva aprire una discussione importante, perché poi comprende tanti argomenti che sono i problemi quotidiani nostri della nostra generazione, e la generazione che ha il compito di preparare al meglio le generazioni future, perché l'ecosostenibilità, l'impatto ambientale, la cultura ambientale è un qualcosa che noi stiamo vivendo sulle nostre spalle. Il sindaco nel suo saluto diceva: gli scenari a cui assistiamo nelle nostre periferie la dicono tutta sul problema, cioè non abbiamo la cultura, pur avendo gli strumenti che le pubbliche amministrazioni ci mettono a disposizione, raccogliere gratis e ingombranti, diceva il sindaco, ciò nonostante non abbiamo quella sensibilità nel sfruttare questi strumenti che la pubblica amministrazione ci mette a disposizione. Quindi, in maniera arbitraria e inconsapevole, prendiamo questi ingombranti e li buttiamo nelle nostre periferie, che non sono un bel biglietto da visita per una regione, per un territorio, il Salento, che è votato al turismo. Quest'anno tutti i giornali ci hanno informato, il Salento è stata la prima meta italiana come turismo. Questo è un argomento che ci deve far riflettere. Sicuramente nello svolgimento di questa piacevole serata ne discuteremo di questo, però questa riflessione è importante. Ognuno di noi dovrebbe riflettere su questo e dovrebbe poi porsi il quesito: come far a risolvere il problema. Le scuole, in questo senso, io ritengo che stiano facendo e sicuramente faranno bene il loro dovere, perché vedo i bambini attraverso la fumettistica, attraverso le varie manifestazioni che nella scuola elementare si fanno, contribuiscono in maniera determinante a far sì che le nuove generazioni abbiano una cultura dell'ambiente. Io qui pongo il quesito: io ritengo che siamo noi, questa generazione che sta vivendo questo particolare momento storico fatto di difficoltà di carattere sociale, di carattere economico a livello internazionale, questa generazione oggi si debba porre il quesito che non è in grado di affrontare un problema che ci sta assillando e che rischiamo che diventi un problema sempre più grande col passare del tempo. Ecco, oggi, secondo me, stasera noi dobbiamo porci soprattutto questo quesito, e dobbiamo cercare, per quello che ci è possibile, per quello che ci compete, mettere le premesse per un modo di fare, per un modo di comportarsi sicuramente diverso, che tenda a migliorare quello che è il nostro ambiente, le nostre città, il nostro territorio, la nostra nazione. Grazie. Chiamerei subito Adele Polo, dirigente della di Galatone, a conferire sulle attività svolte in ambito di educazione ambientale. Grazie, un brevissimo saluto a tutti, ringrazio il primo cittadino della città del Galateo e gli assessori, i consiglieri comunali presenti, anche un gruppo di docenti che è venuto a sostenere, scusate il gioco di parole visto che siamo in tema di sostenibilità, questa bella iniziativa. E come diceva giustamente il sindaco, è importante, come lo abbiamo visto in diverse iniziative anche di educazione alla cittadinanza, perché è una delle finalità fondamentali della scuola primaria, l'educazione alla cittadinanza e l'educazione ambientale, l'educazione alla legalità, questo connubio tra ente locale e scuola. E sostenere è una parola oggi molto comune, molto sentita, però effettivamente cosa bisogna sostenere? Io credo che ci siano tante le cose da sostenere oggi. Intanto la formazione dell'alunno è da sostenere, perché viviamo in una società cosiddetta tra virgolette liquida, in cui abbiamo pochi punti di riferimento. Il bambino vive la sua esperienza tra diverse istituzioni formali e informali in una grave crisi
di equilibrio, di identità anche. Quindi sostenere l'educazione come fondamento per sostenere quell'ambiente. Ambiente non inteso in maniera fredda, così distaccata, semplicemente come un paesaggio naturale, ma come un paesaggio antropico, cioè la possibilità che il bambino senta dentro di sé non solo di conoscere le bellezze del proprio ambiente, ma soprattutto di trasformarle. E quindi questo è proprio il cuore, l'anima dell'educazione sostenibile. E partirei da una poesia che spesso e volentieri si fa nella scuola primaria, che racchiude proprio nei primi quattro versi il concetto di educazione sostenibile. Non vivere su questa terra come un inquilino, oppure in villeggiatura nella natura. Vivi in questo mondo come se fosse la casa di tuo padre. Credi al grano, al mare, alla terra, ma soprattutto all'uomo. Quindi la capacità da parte dell'uomo di trasformare l'ambiente. E diciamo che la scuola primaria da circa 10-15 anni opera in maniera molto produttiva nei confronti dell'ambiente. Anche la semplice visita guidata viene fatta in maniera diversa, cioè conoscere l'ambiente per poi poterlo tutelare, proteggere e salvaguardare. E le varie fasi dell'inquinamento, le varie forme dell'inquinamento, molto si è lavorato sulla conoscenza delle aree marine protette, dei parchi naturali, della raccolta differenziata dei rifiuti per quei comuni che comunque, no, anche poi supportano la formazione e l'educazione del bambino poi con dei gesti pratici, dei gesti concreti, perché il bambino torna a casa e sensibilizza anche il genitore a far capire che la plastica va differenziata perché è inquinante, il vetro va differenziato perché è riciclabile, l'umido va differenziato a parte perché può produrre altre forme di energia. E quindi io è il primo anno che mi trovo di lato, la mia esperienza per quanto riguarda l'educazione ambientale l'ho maturata nel primo circolo didattico di Nardò, dove dalla conoscenza del territorio, soprattutto un particolare riferimento al parco naturale di Porto Selvaggio e alla raccolta differenziata dei rifiuti e al riciclaggio, si è lavorato molto. E spero, io vedo anche nell'attività curriculare, diciamo, ordinaria, che è molto a cuore l'ambiente per le attività che vengono svolte nella scuola. E quindi spero, insomma, anche con la collaborazione delle altre scuole esistenti sul territorio e dell'amministrazione comunale, che la sostenibilità poi venga veramente a maturarsi e a tradursi in comportamenti concreti, anche a partire da quest'anno, con una progettualità che all'interno delle attività prevede appunto dei gesti di amore per il proprio territorio. Grazie. Passerei subito la parola alla dirigente scolastica Maria Rosaria Però della De Ferraris, scuola secondaria De Ferraris di Galato. Buonasera, un cordiale saluto a tutti e un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito per l'organizzazione di questa serata. E lo abbiamo ripetuto e lo ripetiamo più volte. Certamente le nostre possibilità future di mantenere e possibilmente migliorare gli standard di vita attuali dipendono dalle scelte che facciamo ora, proprio nella direzione dello sviluppo sostenibile. Di quello sviluppo, cioè, che proprio mette nelle condizioni, consente di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni senza compromettere però in maniera irreversibile la possibilità per le generazioni future di poterne usufruire. E su questo tema il Ministero dell'Istruzione già da tempo ha accolto le istanze della comunità internazionale, che in particolare ha espresso con l'istituzione del decennio per l'educazione dello sviluppo sostenibile 2005-2014 e lo ha fatto proprio per evidenziare questo tipo di problematica e ha individuato nell'educazione e nelle strategie educative e la chiave di volta per poter appunto affrontare questi problemi. Quindi risulta evidente come l'educazione sostenibile sia un requisito indispensabile per rendere maggiormente consapevoli i cittadini, come diceva il sindaco, maggiormente consapevoli della
della complessità.